sappiate che io quando giro i video li giro così, con questo gatto che sta qua. Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un libro che mi ha colpito veramente tantissimo e che ho adorato e di cui mi avete chiesto in tantissimi la recensione. Sto parlando di Illumine di Amy Kaufman e J. Kristoff. La prima parte di questo video sarà dedicata alla recensione spoiler free di questo libro, visto che siete in tantissimi curiosi di leggerlo. La seconda parte invece sarà dedicata un po' ai miei pensieri un po' più profondi rispetto a questo libro, quindi potrebbe contenere spoiler. In ogni caso vi avviserò quando comincerà questa seconda parte. Ma di che cosa parla questo libro? La storia ambientata nel futuro, nel 2575. Carenza è un piccolo pianeta coperto di ghiaccio in cui ci sono varie miniere di un metallo prezioso. Su questo pianeta vivono Cady ed Ezra, due ragazze che avevano una storia d'amore ma che si sono appena lasciati. Un'organizzazione chiamata Biatech attacca all'improvviso Carenza ed Ezra e Cady, assieme ad altri civili, cercano di fuggire dal pianeta. Per fortuna arrivano in loro soccorso tre navi spaziali che cercano di portare in salvo i civili sopravvissuti. Durante questa missione di salvataggio però le navi subiscono dei danni ai loro sistemi di navigazione, quindi necessitano di fare tappa a una stazione di rifornimento. Purtroppo la più vicina è a mesi di viaggio e la Biatech è alle loro calcagna. I sopravvissuti all'attacco dovranno far fronte alle risorse limitate delle varie navi spaziali, ma non solo, perché infatti si sviluppa un virus mortale. Questa è bene o male la trama principale di questo libro. La storia ci viene narrata attraverso una serie di documenti che possono essere interviste, report, pagine web, mappe delle varie navi e non solo, sono inserite anche diverse immagini, liste, spesso il testo è tipo spostato, adesso detto così non so che non ha senso, però ci sono veramente delle pagine fantastiche in cui il testo, ad esempio le frasi, sono disposte in questa maniera e l'ho trovato veramente una cosa unica. Oppure anche in questo caso, vedete, questo è il testo. Un'altra delle mie pagine preferite è questa, che spero si possa vedere. Comunque avevo condiviso una foto su Twitter che è l'urlo di Munch ed è costituito da numeri e lettere. È veramente fatto da Dio, è molto dettagliato, molto curato e ricercato, l'ho stradorato per questo. E nonostante questa attenzione per i dettagli, la trama non subisce niente, anzi acquista maggiore credibilità. Inoltre questa struttura del libro ci permette di seguire la storia da diversi punti di vista, perché alcune volte seguiamo gli scambi radio fra i vari capitani delle navi, altre volte i messaggi che si mandano Cady ed Ezra, piuttosto che le email con i loro genitori e così via. Parlando brevemente dei personaggi principali, ovvero Cady ed Ezra, mi sono piaciuti veramente tantissimo. Cady è una ragazza veramente forte, indipendente, veramente molto decisa e bravissima con il computer. Ezra, dal canto suo, non ha nessuna abilità particolare, è un ragazzo semplicemente simpatico che usa appunto il sarcasmo per, diciamo, difendersi dalle ferite che ha subito nel passato. E proprio per questo Ezra è il mio personaggio preferito di questo libro, l'ho trovato veramente molto divertente ed esilarante. Soprattutto i suoi scambi di messaggi con i suoi amici o con Cady, li ho trovati veramente una boccata d'aria fresca, ma soprattutto un modo intelligente di alleggerire la tensione di questo libro, perché ricordiamoci, queste persone hanno appena subito un attacco sul loro pianeta e stanno scappando, hanno alle calcagna una nave nemica pronta ad ucciderli in modo che nessuno sappia appunto che hanno attaccato questo pianeta, hanno risorse limitate e sì, si sta sviluppando una malattia assurda. Senza entrare troppo nel dettaglio di questa malattia, l'ho trovata veramente molto particolare, molto creepy e dà un'atmosfera veramente cupa a tutto il libro. Nella seconda metà del libro inoltre fa la sua apparizione un personaggio veramente molto particolare e per la maggior parte del tempo nella seconda metà seguiamo, diciamo, i suoi pensieri, le sue azioni, vediamo quello che succede appunto attraverso i suoi occhi. È una cosa che mi ha spiazzato veramente tanto. Io ovviamente non vi dirò chi caspita è questo personaggio, perché appunto io non me l'aspettavo, sono rimasta molto scioccata e vedere appunto la storia narrata dal suo punto di vista mi ha colpito tanto, mi ha fatto pensare tanto e appunto ha rivoltato di nuovo la situazione in questo libro.
Una cosa che ho apprezzato molto è che la trama è molto originale, con tanti colpi di scena, almeno io sono rimasta veramente basita e senza parole più di una volta. Quando pensi che la storia andrà in quella direzione, succede subito qualche cosa che ti trasforma praticamente la storia in qualche cos'altro. E questo dà più movimento a un libro che è abbastanza lungo, perché comunque sono 600 pagine. È un libro che nella sua particolarità e originalità mi ha veramente conquistata. Ha tutto ciò che potrei mai desiderare da un libro, ovvero un'ambientazione spaziale, una storia d'amore che sia però credibile e non al centro di tutto quello che sta succedendo, perché, ripeto, stanno fuggendo da un attacco pseudo-terroristico e si sta sviluppando una malattia mortale. Ha inoltre appunto il fattore virus, che sì, so che è una cosa strana, però a me affascina tantissimo il lato del virus, della malattia, di quello che succede, insomma. La storia è molto avventurosa e ha dei risvolti anche abbastanza creepy, ed è una cosa che mi piace allo stesso tempo. Mentre leggevo questo libro mi estraniavo completamente dalla realtà, ero concentrata esclusivamente su quello che stava succedendo. Mi ha colpito subito, dalle prime pagine, più o meno 50 pagine, per entrare veramente nell'atmosfera di questo libro. E quando non lo leggevo non facevo altro che pensarci, anche la notte non riuscivo a dormire perché pensavo: che caspita sta succedendo? Che cosa è successo? Che cosa succederà? Quindi questo secondo me fa veramente la differenza, rende un semplice libro un libro eccezionale e favoloso. Quindi se vi piace questo genere, sci-fi, le storie ambientate nel futuro, nello spazio, stra consigliato. Questo libro ancora non è uscito in italiano, quindi quello che ho letto io è in inglese. È un livello secondo me intermedio avanzato, perché è molto ricco di termini tecnici, soprattutto inerenti alle navi aerospaziali, alla, tra virgolette, guerra, alle armi, all'informatica. Quindi io ho fatto un pochettino fatica, ma c'è anche da dire che io ho un livello un po' da capretta in inglese, non sono chissà quanto brava, quindi magari uno che ha un livello buono di inglese mi dirà: ma che cosa dici, era facilissimo. Quindi vi consiglio, ecco, una cosa importante: tutte le volte che leggo qualche cosa in lingua mi chiedete: ma che livello di inglese ha? Io purtroppo non lo so, perché non me ne intendo, quindi vi consiglio di scaricare l'estratto, che è gratuito su Amazon, sono le prime pagine, quindi vi rendete conto un pochettino di che livello di inglese è, se riuscite a leggerlo facilmente oppure no, perché io purtroppo non saprei cosa dirvi. Questa quindi era la mia recensione spoiler free di Illumine. Se ancora non avete letto questo libro, mi raccomando, stoppate qua il video, andatevelo a leggere e poi tornate, in modo da poter discutere insieme su questo libro. Se vi fermerete qua, mi raccomando, fatemi sapere qua sotto che cosa ne pensate, se siete curiosi di leggerlo, se avete intenzione di leggerlo o se non vi ispira per niente, insomma, fatemi sapere qua sotto, mi raccomando. Se avete già letto invece questo libro, vi aspetto per la seconda parte del video. La prima cosa che mi viene da pensare quando vedo questo libro è: oh mio Dio, che cosa ho appena letto. Io era dei tempi del Canto della Rivolta, ovvero l'ultimo libro di Hunger Games, che non scleravo così tanto per un libro. Veramente, sono rimasta sconvolta in più di un'occasione. La prima cosa che mi ha sconvolta è: come diamine ha fatto Cady a lasciare Ezra? Voglio dire, è un ragazzo d'oro, è così carino, simpatico e per certi versi anche romantico. Come diamine ha potuto lasciarlo? Poverino, cioè, ma anche no. E poi perché non gli rispondeva? Cioè, io ero lì, poverino, ma perché non le risponde? Perché Cady se la tira così tanto? Oh, mi ha veramente scosso l'anima questa cosa. Altra cosa che mi ha sconvolta, e a sto punto devo mettere giù il libro perché pesa una cifra, cioè questo è il paperback e lo so che la versione hardcover è molto ma molto figa, ma uno, non sapevo se mi sarebbe piaciuto il libro, due, non sapevo se ero in grado di leggerlo, e sì, pesa tantissimo, è piccolo ma pesa veramente una cifra. Comunque, una cosa che mi ha sconvolta tantissimo è Phobos, quella malattia che si sviluppa. Cioè, che cosa? La gente impazzisce in questo modo? Non guardarmi, non guardarmi, oh mio Dio! Cioè, io avevo una paura, perché il più delle volte leggo la sera ed era veramente una cosa molto creepy. Poi la bambina che si trascina il cuore, no, veramente, quella scena mi ha agghiacciata. Per alcuni versi questo libro mi ha ricordato un po' Pandorum, che è sempre un film ambientato nello spazio in cui la gente si impazzisce. È una malattia diversa, però
mi ha ricordato molto quello e quindi... Oh mio Dio. Aiden. Vogliamo parlare di Aiden? Sì, perché a un certo punto di questo video bisognerà anche parlare di lui. O di lei, insomma, della sua presenza. Io me lo sono sempre immaginato comunque come un uomo o un ragazzo. Fatemi sapere se voi invece... ve lo siete immaginato in modo diverso. Comunque, mentre leggevo, mi immaginavo la voce comunque da uomo, anche se la voce doveva essere appunto neutrale, io non riuscivo ad immaginarmela neutrale, forse per il modo in cui è un po' ossessionato da Kedy, o non lo so, me lo sono sempre immaginato come un uomo. E mi ha veramente sconvolto tantissimo seguire la storia dal suo punto di vista. L'ho trovata una cosa veramente strana. Strana, però bella, nel senso, ha dato secondo me al libro una veste totalmente nuova, perché tu fino alla metà, poco oltre la metà, pensi che a un certo punto, quando la Lincoln arriverà, ci sarà una guerra fra queste due navi, e invece all'improvviso no! Sorge un altro problema, che caspita sta facendo il computer? Come mi ha sconvolto tremendamente scoprire che non era Ezra a mandare gli ultimi messaggi a Kedy. Io ero straconvinta che Ezra fosse sopravvissuto, perché comunque dopo l'attacco sulle navicelle Aiden dice che continua a pensare a Kedy, Ezra, quindi ho detto, oh bah, si è salvato. Quindi non avevo assolutamente idea che potesse succedere una cosa di questo tipo. Io ero veramente terrificata. Era veramente da tanto che non rimanevo così male, così sconvolta da ciò che accadeva in un libro. Ci ero rimasta veramente malissimo. E da una parte mi ha anche sconvolto vedere come Kedy ha comunque aiutato Aiden. Cioè, io non l'avrei aiutato, forse mi sarei lasciata morire lì, non lo so. All'inizio non riuscivo a capire perché stesse facendo tutto questo, e anche la sua tenacia di combattere, di continuare a sopravvivere, di appoggiare il computer. Cioè, io avrei portato un rancore assurdo verso Aiden, non lo so. E soprattutto alla fine pensavo che Kedy fosse morta, cioè ero straconvinta, mi son detta sì, so che questo libro è il primo di una trilogia, ma magari gli altri sono ambientati sempre nello stesso periodo ma da un'altra parte nello spazio o da un altro punto di vista. Ero straconvinta che morisse, perché se è morto Ezra devi morire anche tu, o no? E invece no, riesce a sopravvivere a qualsiasi cosa. Cioè, è proprio fantastica, a tutto riesce a sopravvivere. Però per fortuna è vivo anche Ezra, quindi io ero... sì! Molto fangirl questa cosa, però io non so per quale motivo mi sono affezionata subito ad Ezra. Sarà che il nome mi piace veramente tanto, sarà che mi faceva morire dal ridere quando messaggiava con Kedy o con McNulty, mi piaceva veramente troppo. Ma voi pensavate che la madre di Ezra fosse a capo, comunque uno dei boss della Biatech? Cioè, io no, veramente. Anche quando leggevo, ah, dov'è mio figlio e tutte queste cose, ho detto, il padre di Ezra è vivo? Cioè, il padre, che cosa? Non avevo minimamente pensato a sua madre, non so per quale motivo. E pensavo sì che fosse una persona, diciamo, cattiva, perché all'inizio quando parlava con lo psicologo o con il terapista non voleva parlare di sua madre, pensavo che tipo lo picchiasse o che avesse dei problemi magari sempre di personalità, era sociopatica, non lo so. Pensavo che avesse questo tipo di problemi, ma... non so per quale motivo pensavo che o fosse morta o che fosse in una casa di cura o cose di questo tipo, quindi non riuscivo a pensarci minimamente, e anche questa cosa mi ha spiazzato molto e sono super super curiosa di leggere i seguiti, quello che è successo dopo quando arrivano alla stazione, diciamo, di servizio. Sono curiosa di sapere se il padre di Kedy è vivo, che cosa succederà adesso. E non lo so, sono molto curiosa. Questo libro mi ha veramente entusiasmata tantissimo, mi è piaciuto tanto, è probabilmente il libro migliore che abbia letto quest'anno, perché mi ha coinvolto veramente tantissimo e quindi boh, l'ho adorato. Fatemi sapere voi qua sotto che cosa ne avete pensato, se vi aspettavate alcune cose, come avete trovato la trama, insomma. Io lo so, stare qui a parlare ore e ore senza dire cose logiche, ma capitemi, non c'è nessuno, ma nessuno che io conosca che lo abbia letto, quindi in qualche modo devo sfogare
i miei pensieri e le mie emozioni con qualcuno e perché non farlo con questo video, quindi sì. Spero che questo video vi sia piaciuto, che almeno vi abbia strappato un sorriso. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!